Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi vi propongo un DIY, quindi qualcosa che ho fatto e creato con le mie manine. Non trovate spesso dei DIY sul mio canale perché non è una cosa che faccio così spesso, però insomma 2 anni fa avevo pubblicato qualche video del genere in cui vi davo qualche piccola idea regalo fai da te e quindi anche quest'anno ho deciso di riproporvela. Ho infatti cercato alcuni segnalibri un po' particolari su Pinterest principalmente e ho trovato delle idee veramente carine che vi mostrerò in questo video. Sono molto semplici, ho cercato insomma di adattarle in base al materiale che avevo, però secondo me il risultato è veramente ottimo. Sono un piccolo pensiero che potete aggiungere per esempio ad un regalo, magari regalando proprio un libro a quella persona potete regalare anche un segnalibro fatto da voi, potrebbe essere un'idea carina. Quindi niente, vi lascio ovviamente al video in cui vi faccio vedere i segnalibri di oggi e noi ci vediamo dopo. Cominciamo a creare i nostri primi segnalibri. Che cosa vi serve? Un foglio di carta colorato, un paio di forbici, un lapis e un righello. Per prima cosa dobbiamo creare un quadrato con il nostro foglio di carta colorato. In questo caso io l'ho fatto di 10 cm, ma potete farlo tranquillamente anche un po' più grande. Ho disegnato prima i bordi con il lapis e poi una volta creato il quadrato l'ho tagliato con le forbici. A questo punto piegate il quadrato lungo una diagonale e poi l'angolo più alto lo riportate verso il basso. I due lembi laterali poi li dovete portare verso l'alto e inserirli all'interno della prima piegatura. Credo che sia più semplice se guardate quello che faccio io, mi rimane un po' difficile farvelo capire a parole. Comunque è piuttosto semplice. A questo punto potete prendere le forbici e tagliare due curve sulla parte più alta. Queste curve sarebbero in pratica la parte alta di un cuore ed ecco che ho completato il vostro segnalibro. Ho anche provato a realizzarlo in un quadrato un po' più grande che secondo me è più utile. Ho chiaramente prima rifinito i bordi, in realtà il tutorial che ho seguito diceva di fare due piegature, ma secondo me anche se ne fate una sola, ovvero la prima, quella che vi serve, va più che bene. Ecco, il risultato sarà comunque ottimo e ho ripetuto tutto il lavoro dall'inizio e in questo caso le curve le ho fatte un po' più pronunciate che assomigliano decisamente di più ad un cuore. Per realizzare il secondo segnalibro vi servono due fogli di carta, uno rosso e uno verde, un paio di forbici e una colla. Cominciate ritagliando 4 striscioline, 2 per colore, larghe all'incirca 1 cm, 1,5 cm. Attaccate le prime 2 striscioline, in questo caso ho scelto quelle rosse, tra di loro proprio all'inizio e ad angolo retto. Successivamente attaccate anche quelle verdi, sempre ad angolo retto, ma che siano adiacenti alle prime 2. Cominciate così a formare la vostra treccia, portando verso l'interno prima le striscioline rosse, quelle che stanno all'esterno, e poi quelle verdi. E proseguite così fino alla fine. Una volta arrivati alla fine, vi basterà usare un po' di colla per far aderire le estremità delle strisce in modo che poi la treccia non si riapra. Ho deciso poi di aggiungere un filo rosso all'inizio del segnalibro, quindi l'ho forato semplicemente con le forbici e ho annodato il filo per poi tagliare le estremità di uguale lunghezza. Chiaramente in questo caso potete usare anche un nastro colorato e natalizio. Ed ecco qua il segnalibro pronto.
Bene, questi sono i segnalibri che ho creato oggi, spero che vi siano piaciuti, io ho fatto del mio meglio e niente, noi ci vediamo quindi domani con un altro video. Ciao!